Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi rispondo ad una signora di Thalwil, vicino Zurigo in Svizzera, che mi chiede: dottore, ma c'è una relazione tra la mente dell'essere umano e le malattie fisiche nel corpo dell'essere umano? Bene, la mia risposta, dalle mie esperienze dirette e indirette, è sì. Rifletti un attimo: tutti quelli che si ammalano di malattie leggere o gravi hanno a che fare con emozioni negative, con pensieri negativi, con rabbia, nervosismo, paure, ansie, panico, sì o no? Rifletti. Quando abbiamo un semplice spavento, se ci misuriamo la pressione del sangue la vediamo sballata, se facciamo le analisi delle urine le vediamo sballate. Infatti un vecchio detto recita: se hai un forte spavento bevi un po' d'acqua e fai subito urina, va a fare subito pipì. Tu lo sai, perché tante volte la saggezza popolare manifesta una verità sconosciuta anche alla stessa scienza. Perché quell'energia, quell'emozione ingabbiata, in questo caso causata dalla paura, ma può essere anche la rabbia, lo stress. Oggi viviamo nella società dello stress, sempre stressati. È presente la parola stress, deriva da teso, da una corda tirata. Bene, siamo tutti sotto stress, sotto paura della TV, paura della TV Covid. Quindi prima o poi, secondo te, la macchina, cioè il tuo corpo, si rompe oppure no? Se tu camminassi con la tua autovettura su un terreno scosceso, pieno di buche, di fossati, di strapiombi, la tua macchina si sfracellerebbe, si distruggerebbe, sì o no? Ecco, il corpo umano è lo stesso. Io non ho mai conosciuto, ripeto spesso questa frase, una persona felice dentro e fuori, perché molte volte uno è felice soltanto la parte esterna, ma subconsciamente no, che si ammali anche di un semplice raffreddore. Immagina una malattia gravissima come può essere un tumore o qualcosa ancora di più grave. Per cui la risposta, cara signora, è sì, c'è una relazione. Inoltre sono stati fatti studi scientifici tra relazione tra mente dell'essere umano ed il proprio corpo. Per cui che cosa ha a che fare tutto ciò con l'ipnosi di CS vera professionale, con la V maiuscola? Che se tu o chi per te, anche se non vuole o non può, si ipnotizza con l'ipnosi di CS, anche con un solo audio MP3 di CS, a prescindere dall'argomento per il quale si ipnotizza, tu vedrai benefici incredibili in tutta la tua macchina corporale, dal cuore ai polmoni, ai reni, al cervello, ai tessuti, alle ossa, ai tendini, alle cartilagini, in qualsiasi cellula, in qualsiasi tessuto. Non è un modo di dire, è la verità sacrosanta. Tu misurati la pressione, per non dire fatti l'analisi quando sei felice, contento, rilassato, e vedrai tutto al top del top. Quando invece sei arrabbiato, spaventato, innervato, nervoso, stressato, fatti le analisi delle urine, misurati la pressione, vedrai tutti i valori sballati, a prescindere da ciò che mangi, da ciò che bevi, ok? Osservati. La prossima volta che ti arrabbi o che ti stressi o che ti fanno arrabbiare o hai un forte spavento, una forte paura, magari ripetuta, fatti le analisi del sangue e misurati la pressione, per non dire altre analisi che puoi farti presso il tuo medico curante, e ti accorgerai che c'è una relazione strettissima tra mente e corpo, perché mente e corpo sono un'unica cosa, un'unica entità, d'accordo? Per cui la risposta, cara signora, è sì, mente e corpo sono collegate, ed a doppio senso, significa che si può agire dal corpo verso la mente o dalla mente verso il corpo, perché poi il corpo non è altro che collegato al proprio subconsciente, ok? Il subconscio controlla tutto, la tua respirazione, la circolazione del sangue, gli ormoni, i tendini, i legamenti, le ossa, tutto parte da qui, dalla mente, e poi da giù, dal corpo, ritorna su. Ti ricordi la famosa frase: come in alto così in basso, come in cielo così in terra? Bene, il cielo, l'alto è qui, la terra, il basso è qui.
Attenzione ragazzi a come vi rivolgete a voi stessi, alle parole che usate, ai pensieri che ripetete e alle emozioni che provate, se non volete ammalarvi. E come diceva anche San Francesco d'Assisi nel 1100 d.C., attento a ciò che dici e a ciò che pensi, perché può diventare la profezia della tua vita. Lo diceva nel 1100 d.C., senza aver studiato nulla di ipnosi, capendo il potere delle parole. D'accordo? Fammi tutte le domande del caso, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook Ipnosi Autoipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione di CS del dottor Claudio Saracino e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita. E seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi Soluzione di CS del dottor Claudio Saracino. Un bacio, un abbraccio, amico mio, amica mia, alla prossima dal dottor Claudio Saracino. Ciao.